prodotti prevalenti nel nostro territorio sono il vino, l'olio e i derivati del latte. Allora, i parametri di scelta degli itinerari sono state le aree di produzione dei marchi registrati, quindi DOC, DOP, IGT, i paesaggi. Allora, dottoressa, oggi diciamo che è stato presentato il progetto Pancro qua in provincia. Ce ne vuole parlare? Allora, oggi è stato diciamo una fase di un percorso, questo del Pancro, del paniere dei prodotti tipici crotonesi, un percorso intrapreso dalla provincia di Crotone già diciamo da qualche mese. Questo percorso ha visto la definizione e la registrazione di un marchio territoriale, quello appunto del Pancro, che ha l'ambizione di valorizzare i principali prodotti tipici del territorio della provincia di Crotone. A seguito della definizione e registrazione del marchio abbiamo realizzato una serie di iniziative di promozione dello stesso, tra le quali si inserisce la giornata di oggi. Oggi noi abbiamo presentato le cosiddette vie del Pancro, cioè tre itinerari, tre tracciati circuiti di visita con finalità turistiche inserite nell'ambito del progetto di valorizzazione dei prodotti tipici. Ci sono anche altre attività che sono in corso, che vedremo a breve. Nell'ambito di realizzazione del progetto Pancro stiamo costruendo un portale dedicato alle produzioni tipiche locali. Abbiamo realizzato sia un archivio fotografico che un video che presto sarà visto nelle emittenti televisive locali, nonché dei cartelloni che sono già stati posizionati nei 27 comuni della provincia di Crotone per tracciare appunto gli snodi degli itinerari delle vie del Pancro. Bene, dottoressa, quali sono le aspettative di questi progetti? Allora, il progetto ha l'ambizione intanto di selezionare un certo numero di aziende produttrici dei principali prodotti tipici locali, quali l'olio, il vino, il pecorino, ma anche altre tipicità, quali quelle del pane di Cutro, oppure la sardella di Crucoli e così via, che possano presentare alla provincia una domanda per avere il marchio Pancro e per perseguire diciamo l'obiettivo di aumentare per queste aziende la possibilità di commercializzare questi prodotti. Assessore Spadaro, il progetto del Pancro qua nella provincia di Crotone a che punto è? Allora, il progetto diciamo è a un buon punto, quindi siamo quasi addirittura d'arrivo. Noi già a settembre abbiamo registrato il marchio, quindi il marchio è già registrato, quindi è presente. E questo è un marchio appunto che serve a proteggere tutti i prodotti delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, quindi della provincia di Crotone. Abbiamo già fatto la cartellonistica, quindi nei comuni, nei 27 comuni, alle entrate di ogni paese, c'è cioè quindi il cartellone con le strade, abbiamo fatto le tre strade, quindi le strade del vino, dell'olio e del latte. E, le aziende, quindi adesso sarà pronta anche la modulistica per l'adesione alle aziende, le aziende che vogliono produrre quindi i prodotti tipici, che devono rispettare chiaramente il disciplinare del marchio. Ci sarà una commissione ad hoc fatta dall'Ordine degli Agronomi e dalla provincia di Crotone, dalle associazioni di categoria come Confagricoltura, Coldiretti e CIA e la Camera di Commercio. Quindi verranno valutate le singole aziende, chiaramente entreranno di diritto chi ha già un consorzio come il consorzio del CIRO, quindi del Melisse, quindi del DOC, gli IGT, e entreranno chiaramente anche il consorzio del miele, che è già presente nella nostra provincia, e quindi tutti quelli che producono nel nostro territorio e con prodotti, quindi sia la materia prima che la trasformazione deve essere fatta in loco nella nostra provincia. Chiaramente per l'uso del marchio deve essere sottoposto poi a questo comitato tecnico. Assessore, le aziende allora diciamo verranno messe in condizioni di proporre un prodotto diciamo di qualità, ecco. Avete già avuto contatti con alcune aziende? Come rispondono?
Allora, le aziende, sono tantissime le aziende che vogliono aderire, anche perché qua da noi nel nostro territorio il problema non è produrre, perché si produce, ci sono delle eccellenze appunto enogastronomiche straordinarie, c'è una biodiversità e quindi nel nostro territorio, quindi sia le essenze, quindi sia i profumi, quindi tutti i prodotti che vengono fatti, che derivano dalla terra, quindi sono eccezionali. Il discorso è la vendita, la commercializzazione, appunto questo marchio territoriale serve appunto a dare la possibilità di esportare fuori provincia questi prodotti, quindi è con un marchio che le andrà a proteggere. E quindi tutte le aziende vogliono aderire, quindi sono tantissime le aziende che vogliono aderire appunto per entrare anche nella grande distribuzione, perché sappiamo che ci sono diversi tipi di commercializzazione, quindi la vendita diretta, chilometro zero, eccetera, ma la grande distribuzione non bisogna trascurarla, anche perché nell'ultimo periodo stanno puntando tanto sui prodotti tipici, quindi sui prodotti che hanno un logo, diciamo, un marchio locale, e quindi ci sarà l'angolo della qualità dove entreranno questi prodotti protetti, che poi all'interno del marchio, quindi del territorio, ci saranno le DOP, le DOC, le IGT, i prodotti bio. Quindi è una garanzia di qualità. Ecco perché le aziende vogliono aderire, quindi ci sarà una manifestazione di interesse quanto prima, e già noi abbiamo quindi noi entro luglio dobbiamo chiudere, diciamo, il paniere dei prodotti, quindi in modo tale da dare la possibilità alle aziende che vogliono acquistare, quindi ai consumatori che vogliono acquistare questi prodotti, già da settembre-ottobre, trovarli sui mercati. Allora, Assessore, è chiaro che poi si dovrà arrivare ad una pubblicità della cosa, ecco, del prodotto, dell'azienda, ecco. Sì, il marchio verrà pubblicizzato. Intanto adesso è iniziata già da poco la campagna pubblicitaria, quindi nelle emittenti, diciamo, locali, ma sui giornali, ma poi chiaramente questo sarà allargato poi con altri progetti che la provincia è intenzionata a fare per portare, diciamo, il marchio fuori provincia, quindi fuori regione, quindi in Italia anche nei paesi terzi. Quindi si punterà tantissimo sulla pubblicità del marchio. Del Pancro sono state appunto chiamate per attraversare questi sentieri enogastronomici del territorio. Ma la domanda principale che noi ci siamo posti è stata: il visitatore come può fruire o conoscere appunto di queste attività che si stanno realizzando? Bene, ecco che stiamo appunto lavorando in cultura.